quindi questo è un po' l'iter della giornata, per evitare diciamo di andare oltre l'orario o altro, io vorrei soltanto presentare adesso già in partenza Candida Mammoliti, che peraltro non ha bisogno di presentazioni per il semplice fatto che non ha praticamente mai mancato il nostro simposio quando lo facciamo quasi, no? Quindi diciamo che è ben nota. Aggiungo che il CUSI, cioè il Centro Storico della Svizzera Italiana, con cui abbiamo rapporti assolutamente non solo fraterni ma di collaborazione totale, opera a Lugano e svolge un'attività nel suo, diciamo, piccolo dal punto di vista territoriale, no? Con molta competenza e determinazione anche. E purtroppo, come dice Candida, le difficoltà ci possono essere qui da noi, in Italia, ma ci sono anche da voi, perché insomma l'ambiente, diciamo, giornalistico è un po' quello che è un po' il discorso che facevamo ieri sera. Gli operatori dei media non si dividono necessariamente in seri e poco seri, sono operatori dei media e quindi purtroppo necessariamente tendono a dover fare i conti con le indicazioni, diciamo, dei superiori, perché questo è quanto. Non sono tanto dei bravi giornalisti che possono fare la differenza, ma quanto questi bravi giornalisti possono poi realmente dire in funzione di quello che gli è permesso di dire dai loro, da parte dei loro responsabili, dei loro capi redattori, direttori o quant'altro. Io in Italia mi considero abbastanza fortunato perché, pur essendo iscritto a Corte dei giornalisti in Italia, non mi sono mai distaccato dal mio ruolo di pubblicista. Pubblicista, a differenza dei professionisti, non sono astetico, qualunque testata, credo, ma ovviamente sono venuto lì a scrivere quello che mi si dice di scrivere. Questo è un grosso limite. Non è un caso che spesso si parla di peli vendoli, no? Cioè di chi vende la pena a seconda dei casi. Quindi questo è qua. Un pochino, se riusciamo a esserci, adesso finiamo di riprendere il posto in sala. Intanto buongiorno e buonanotte a tutti. Ringrazio di cuore il dottor Pinotti per le sue parole, ringrazio le vice del Centro Ecologico Nazionale Italiano che, come appunto il dottor Pinotti ha appena detto, sono i nostri più cari collaboratori da quando esistiamo, e è sempre un grande piacere per me poter rappresentare il nostro piccolo però efficace centro, che è ovviamente operativo sul territorio vicinese, ma non solo, abbiamo anche degli stabilimenti che ci vengono segnalati nella vicinità. Io sono lieta di rappresentare oggi questo centro, però abbiamo tipicamente oltre 300 casi rapportati che indicano una presenza notevole di uccelli piccini, di oggetti volanti che, come si suol dire nel nostro gergo, non sono convenzionali. Io vi parlerò oggi di questo nostro lavoro, sono per dire alcune delle ultime testimonianze degli stamenti che abbiamo valutato, e vi parlerò un po' anche della storia dell'ecologia, di quanti sono stati i personaggi importanti che hanno affermato questo fenomeno anche a livello politico e militare. Però purtroppo, nonostante tutte queste dichiarazioni, noi continuiamo ad avere notevoli difficoltà nel nostro lavoro. Possiamo andare. Va bene, allora io direi di cominciare con una piccola serie di informazioni che riguardano la situazione in Svizzera. Più vicino il microfono. Mi sentite? Appunto dicevo, penso di iniziare con una piccola valutazione di ciò che può essere considerata la situazione in Svizzera. Qui, signore e signori, vedete un rapporto
rapporto, un rapporto che non è proprio recente, è datato 1976 e è stato redatto dall'aviazione militare svizzera, è scritto in tedesco, praticamente è un questionario che riguardava l'osservazione degli UFO negli anni 80. E era catalogato in un dossier, il 248/CH, questo questionario, ma anche altri, e come vedete è un questionario tecnico di stile militare che concerne gli avvistamenti segnalati alle autorità da parte, in gran parte, da piloti militari, ma anche da persone civili, dove vengono descritti, adesso non sto a tradurre tutto, comunque degli oggetti misteriosi di forma triangolare, di forma campanulare, di color azzurro acceso, con moti assolutamente anomali per, tra l'altro, la tecnologia dei tempi, siamo negli anni 80. Un altro formulario, questo è un formulario redatto dalla ditta Fenix di Amiens, vicino a Ginevra, che collaborava con le forze dell'aviazione militare svizzera, in cui si trattava di valutare evidentemente un oggetto di forma triangolare. Questo è molto eloquente, questo documento, che ovviamente non mostra un atteggiamento prettamente democratico, perché è praticamente tutto censurato, per dirvi che purtroppo anche da noi queste presenze, che sono note alle autorità indubbiamente da decenni, non ci vengono spiegate. Noi dobbiamo fare un lavoro minuzioso, veramente un lavoro da certosino, per portare alla popolazione, soprattutto ai testimoni, che sono coloro diretti coinvolti in queste vicissitudini, le informazioni più corrette, perché in sostanza non hanno nulla da nascondere queste persone, non hanno nessuna colpa per quello che accade loro, e purtroppo non hanno nemmeno nessuno a cui rivolgersi con le loro esperienze, quindi noi facciamo, diciamo così, da catalizzatore per questo tipo di informazioni. Orbene, adesso vi farò vedere delle foto che sono state scattate l'anno scorso. Qui siamo sul ponte di Melide, vicino a Lugano. Il testimone ha scattato questa foto di sera, ignaro di aver ripreso questo piccolo oggetto luminoso, vedete? Lui era rimasto incantato da un cielo notturno veramente spettacolare, questa luna spettacolare, e solo poco tempo fa si rese conto che gli era rimasto impresso questo misterioso oggetto. Una foto dopo un secondo, la seconda foto. Ecco che l'oggetto si trova qua sotto, quindi non può essere minimamente, viste anche le luci stradali, i punti di riferimento che ci sono su questa foto, non può essere considerato minimamente un fenomeno astronomico, atmosferico. È un oggetto di forme particolari. Il nostro caro amico Marco Borisco, che è membro del CUNCOMO, con cui collaboriamo, ha cercato di fare un'analisi un po' più attenta al misterioso oggetto, passandolo attraverso dei filtri, e vi faccio vedere alcuni dei filtri, dei risultati, scusate, scaturiti da queste indagini. L'oggetto è energetico, emana una fortissima luminosità, qui abbiamo anche la valutazione termica, vedete che la zona è rossa, quindi sta a indicare che l'oggetto ha una fortissima luminosità, per non dire calore, e ha un comportamento del tutto assurdo, perché in un secondo si è spostato di circa 200 metri in linea d'aria. Vedete? Queste sono alcune delle valutazioni fatte da Marco Guarisco, e a dire suo e anche nostro, pensiamo che si tratti di una forma plasmatica, di una sorta di plasma. Orbene, questa zona è particolarissima, il ponte di Melide, non so se conoscete il Ticino, praticamente dista 25 km da Casso, andando verso Lugano. È stato ripetutamente scenario di osservazioni misteriose, in effetti non ho qui purtroppo le foto, perché il testimone che mi ha chiamata una decina di giorni fa non le ha scattate, esattamente in questa zona ha avvistato due globi di luce arancione molto accesi, che erano
posizionati a bassa quota, a circa 200 metri di altitudine dal ponte, e si spostavano in modo lineare in direzione nord-sud. E questo esattamente in questa zona. In questa zona, qualche anno fa, se non erro 3 anni fa, ci chiamò un avvocato di aver avvistato anche lui 3 globi di luce arancione, che poi lì alla divulgazione si è scatenato il putiferio, che sarebbero state lanterne cinesi, che sarebbero stati palloni sopra, ma non erano assolutamente nulla di tutto ciò. 3 globi di luce che si spostavano da Lugano, 2 trittini in direzione Capolago sud, per farvi un'idea, verso Chiasso, e il terzo avvirato e si è spostato verso Figino. Anni fa ricordo che in questa zona c'era stato segnalato un fatto strano, e cioè un testimone ci aveva detto di aver visto un oggetto misterioso fuoriuscire dal lago. Qui lo dico e qui rimane, perché altre informazioni, purtroppo informazioni non abbiamo potuto ricevere da questo misterioso caso, però vi posso dire che questo ponte e la galleria che segue questo ponte, la galleria San Nicolà, vanno verso Chiasso, per me ha un significato molto particolare, perché io, grazie all'avvenimento accaduto in questa zona, sono entrata a contatto con l'ufologia. Ve la spiego brevemente: era l'11 di gennaio del 1989 ed ero stata a Lugano ad una conferenza con una mia amica. Dopodiché ci siamo lasciate, lei prese la sua auto per recarsi a casa a Novazzano, vicino a Chiasso. Erano le 2 di notte. E all'uscita della galleria autostradale, subito dopo questo ponte che vedete, vi era una sfera di dimensioni piccole, grandi quanto un pallone da gioco, statica a 1 metro dall'asfalto, era fissa lì, posizionata. La mia amica rimase molto colpita da questa cosa, non sapeva darsene una spiegazione, e mi parlò di un oggetto che aveva dei contorni fluttuanti da lontano, sembrava quasi una nebbiolina, così disse lei. Si avvicinò con la sua vettura all'oggetto, non ebbe la prontezza di sterzare, vide questo oggetto davanti a sé, che era pieno di misteriose luci di color verde fosforescente, pulsanti, piuttosto sferico ma dai contorni fluttuanti. E cosa accade? Che lei non fece in tempo a sterzare e lo colpì pienamente. Cioè ha disintegrato questo oggetto, che provocò un tonfo enorme, come se avesse urtato un autotreno, però sulla vettura, al luogo dell'impatto, non vi era alcun graffio, vi era rimasta solo una misteriosa polverina bianca che io poi le dissi di raccogliere e di far analizzare, che Anna puntualmente non fece. La cosa strana è che quando lei urtò questo oggetto, disse che sembrava che avesse colpito qualcosa di molle, quindi forse una forma plasmatica che aveva cancellato per un certo tratto la registrazione sulla sua musicassetta. Allora, non so se ricordate, c'erano ancora i Mangianastri, vi parlo dell'89, e la cassetta che lei stava ascoltando risultò, ad un riascolto a casa, difettato, cioè per un certo tratto la musica non c'era più, dopo riprese normalmente, ma rimase questo buco, diciamo così, prodotto evidentemente da questo oggetto, quindi è smagnetizzato per un certo tratto. Allora il dottor Cantone, uno psichiatra di Cernobbio, si occupava di queste cose, e io per caso, come si vuol dire, avevo letto un articolo su Corriere di Ticino delle sue indagini in Ticino, e gli dissi: guarda, chiamiamo questo signore e vediamo di sottoporre il caso. E così è stato. In effetti poi Cantone diede la cassetta ai tecnici della radio del Canton Ticino di Lugano per poter valutare il contenuto della cassetta, e dissero che inspiegabilmente, evidentemente, un campo elettromagnetico l'aveva danneggiata. Più nessuno seppe dire. Io so solo che in qualche modo rimasi attaccata a questa realtà, e approfondire le indagini insieme al dottor Cantoni, con cui poi abbiamo avuto anche una collaborazione per circa 7 anni. Che si ruppe nel momento in cui le nostre opinioni si sono nettamente divise in merito alle questioni delle abductions, che lui ridicolizzava puntualmente quando parlava alla radio, mentre io sostenevo che erano cose tutt'altro che ridicole, che andavano approfondite con serietà, e lì purtroppo, o per fortuna, il nostro rapporto si è rotto. Comunque questa zona è una zona molto molto particolare.
Adesso vi farò vedere altre immagini. Ah, per Bacco, non sono state messe sul mio laptop. Comunque ve le racconto brevemente le altre testimonianze, soprattutto quella di Montano Lucino, che è una località vicino a Como. Ecco, ve la leggo. Una gentile signora italiana ci contatta e sostiene che nella sera del 16 novembre verso le 21.33 era a bordo della sua vettura in direzione Como, Como Sud, e uscita una volta dall'autostrada si trovava in zona Montano Lucino, in un tratto prettamente buio, in zona campi e qualche capannone industriale, e ad un certo momento la zona poco abitata nota dal suo finestrino una forma stranissima, una composizione di luci colorate, prevalentemente bianche, ma alcune di esse erano anche rosso e blu. Abbassa il finestrino, vede che l'oggetto si abbassa notevolmente. Quando le chiesi l'altitudine di questo oggetto, mi disse può essere paragonato a una palazzina di tre piani, quindi era molto basso, e una distanza da lei poteva essere valutata attorno ai 200 metri. L'oggetto presentava 15-20 luci ben distinte, disposte a cupola, però non le permisero di vedere il contorno nitido dell'oggetto. Comunque dava nettamente la sensazione di essere disposti a cupola sotto l'oggetto, sembrava essere piatto. Lei lo osservò per alcuni minuti, poi procedendo per la sua strada in direzione Lugano lo rivide in alto, come quasi a dirle guarda, sono stato io, si allontanò molto molto velocemente. Questo è un'altra testimonianza, ma ne abbiamo tantissime altre. Come vi dicevo, ne abbiamo catalogate oltre 300 di testimonianze ben definite. Come dicevo prima, non voglio dilungarmi troppo su questa questione degli avvistamenti. L'ufologia ha una storia che è stata portata avanti da molte persone, e ora vi mostrerò alcune testimonianze. Per esempio americane, questa è di Harry Truman, guardate, quindi questa è una testimonianza, non so se avete sentito, proprio l'audio era un po' basso, non sono riuscita ad aumentarlo da qui. Comunque Truman, negli anni operativo dal 1945 fino al 1953, dichiarò chiaramente che questi oggetti venivano in regolari sedute militari, valutati e discussi da parte delle autorità americane. Io mi concentrerò un po' più sulle autorità americane semplicemente per il fatto che vi sono più documentazioni, ma sappiamo benissimo che anche l'ex KGB se ne è occupato a grandi linee. Quindi il generale Sanford dice che a partire dal 47 hanno ricevuto dai 1000 ai 2000 rapporti di avvistamenti UFO. I presidenti che se ne sono occupati, i presidenti americani, ve li cito, sono stati Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton e George W. Bush. Probabilmente anche il gentile signor Obama non è all'oscuro di questa faccenda. Ecco, scusate un attimo, non capisco cosa... Adesso si suppone che ci sia l'audio. Benissimo. Quindi, come vedete, gentili signori, è una questione che da decenni desta
l'interesse delle autorità, purtroppo a noi vengono date col contagoccio le informazioni, perché l'abbiamo detto ripetutamente in questa sede e in altre sedi, il fenomeno UFO è considerato tutt'oggi un fenomeno destabilizzante per le strutture di potere che vogliono mantenere un determinato stato di cose. Sembrano essere le informazioni scaturite dai numerosi progetti di retroingegneria che sono stati effettuati su questi misteriosi velivoli e hanno documentato il tipo di propulsione, e di questo forse ne potremo parlare in un altro momento. E ricordiamo che Bob Lazar, lavorante in area 51, addirittura ha descritto la tra virgolette propulsione di uno di questi mezzi, e potrebbe appunto rappresentare una conoscenza più approfondita, anche una destabilizzazione a livello di utilizzo delle energie, perché rendiamoci conto che se qualcuno portasse palesemente alla luce del giorno un progetto di propulsione energetica applicabile a vari livelli, dove viene utilizzato l'elettromagnetismo come energia libera su tutto il nostro globo terrestre, penso che le lobby del petrolio non lo vedrebbero molto volentieri. Questi e altri motivi sicuramente sono fattori importanti che spingono l'autorità a non volerci dire come stanno le cose. Sicuramente anche in ambito bellico qualcosa ci sarebbe da imparare in tali sensi. Ascoltiamo questa testimonianza. Sentite. La base aerea di Hunter in California, mentre stava filmando un test missilistico, vide un oggetto volante entrare nell'inquadratura, distruggere la testata nucleare del missile e poi scomparire nella stessa direzione da cui era venuto. Suddenly, the same direction this stuff was flying at about 8,000 miles an hour. Object came into the frame, shot a beam of light at the warhead, flew up the top, shot another beam of light at the warhead, flew around the direction it was flying, shot another beam of light at the warhead, and flew out the same way it came in. The warhead tumbled out of the top space. La velocità a cui si muoveva l'oggetto volante, oltre 12.000 km all'ora, e la sua capacità di cambiare direzione in qualunque momento, portarono i militari ad escludere che la sua origine fosse di tipo terrestre. Dopo che i superiori di Jacobs ebbero visto il filmato, lo sequestrarono e lo consegnarono alla CIA. A Jacobs fu imposto di non dire nulla. We got a UFO. And he said, Lieutenant, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this didn't happen. La testimonianza di Jacobs è confermata da quella di Ross Peterson, che al tempo era un colonnello dell'aviazione militare. They actually photographed the UFO following the missile as it climbed into space and shining a beam on it, which neutralized the missile. And this was recorded. It was all hushed up. Queste testimonianze di questi militari attempati, insomma, il diavolo fa le pentole, non le coperchie, queste informazioni non dovrebbero mai uscire allo scoperto, ma chissà per quale motivo prima o poi allo scoperto ci arrivano e come. E sono sempre persone attempate e in pensione che si sentono libere di portare a conoscenza degli altri questi fatti. Quindi un UFO non ha attaccato, è sbagliato dirlo, ha disinnescato una testata nucleare di un missile. Francamente io credo che come specie siamo, lo sappiamo bene, in alcuni punti evoluti e in alcuni punti estremamente retrogradi per quanto riguarda la capacità di violenza. Penso che siamo ancora a livello dei trogloditi e il materiale bellico che abbiamo, solo pensando a quello nucleare, credo se fosse attivato tutto nell'insieme allo stesso momento sarebbe più che sufficiente per far saltare in aria tutto il nostro pianeta. Quindi viviamo le nostre realtà ancora in modo molto difficile, abbiamo ancora molte paure l'uno dell'altro, una nazione dall'altra, abbiamo molte paranoie, anche supposizioni di quello che siano gli intenti degli altri, che potrebbero essere minacce, che però in realtà non lo sono. Insomma, questo nemico sinceramente talvolta mi sembra un fantasma che gira nella nostra mente e che ci lega, che ci tira giù, ci lega alle condizioni di paure primordiali di sopravvivenza, ecco. E questo stato di cose causa un grande malessere, causa uno spreco immenso di denaro in armamenti, se pensiamo a tutti i miliardi che quotidianamente vengono impegnati per gli armamenti,
sappiamo benissimo che c'è gente che muore di fame, che ci sono bambini innocenti che muoiono di fame, tutte cose estremamente vergognose da un punto di vista umano. Questa politica, questa economia e questo tipo di affrontare le paure umane è totalmente errato dal mio punto di vista, però non sono purtroppo io a poter cambiare le cose, io posso constatarle e posso fare nel mio piccolo qualcosa per dare un contributo diverso, se non altro più creativo a queste realtà. Comunque gli UFO non attaccano, questo è chiaro, perché le stesse forze dell'aviazione militare svizzera hanno archiviato il dossier 248/0 già negli anni 80, perché avevano capito che non sono una minaccia per la sicurezza nazionale, noi siamo una minaccia per noi stessi. Vi faccio vedere un altro filmato, sempre riguardante una documentazione militare. Mi nombre es Oscar Santa María Huerta y soy oficial piloto de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro actualmente. Good morning, dear. Ladies and gentlemen, I'm Oscar Santa María Huerta, official pilot of Peruvian Air Force, currently retired. El 11 de abril de 1980, a las 7:15 de la mañana, 1.800 hombres estaban en formación en la base aérea de La Joya, Arequipa. On April 11, 1980, at 7:15 in the morning, 1,800 men were in formation at the airbase of La Joya, Arequipa. Todos ellos observaron un objeto estacionario en el aire, que parecía un globo, como a 5 kilómetros de distancia y a unos 600 metros de altitud. Era luminoso porque reflejaba el sol. They all observed a stationary object in the sky, which looked like a balloon, at about 3 miles distance, and approximately 1,800 feet altitude. It was luminous because it reflected the sun. Mi comandante de unidad me dio la orden de despegar el jet Sukhoi 22 para dispararle al objeto esférico, porque estaba en espacio prohibido, sin permiso, y teníamos espionaje. My unit commander ordered me to take off my Sukhoi 22 jet to shoot down the spherical object. It was in restricted airspace without clearance, and we were concerned about espionage. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. I approached the object and struck 64 30mm shells at it. Some projectiles went towards the ground and others hit the object, but they had no effect at all. The projectiles didn't bounce off, probably. Allora, per riassumere un po' la questione, questo ufficiale pilota peruviano in pensione era stato incaricato dai suoi superiori di fare una missione di controllo nei confronti di un oggetto misterioso di forma discoidale che era stato avvistato a Arequipa da lui e da altri 1.800 uomini. Cosa fece l'ufficiale Huerta? Sparò 64 colpi contro questo oggetto. I suoi superiori l'avevano incaricato di aggredirlo perché temevano che si trattasse di un oggetto di una forma di spionaggio, però questi colpi, alcuni caddero a terra, questi colpi non hanno potuto minimamente danneggiare l'oggetto in quanto furono o disintegrati o assorbiti. Lui non ha potuto capire se è stata una cosa piuttosto che l'altra, fatto sta che questi oggetti che lui ha sparato, questi colpi che lui ha sparato, non sono riusciti neanche a fare solleti con questo misterioso oggetto volante non identificato. Ecco, questo è in sintesi quello che ha detto fin qui. Ascoltiamo ancora un po'. They were absorbed. The cone-shaped wall of fire that I sent out will normally obliterate anything in sky. Appunto, dice, il cono di fuoco che ho sparato contro questo oggetto avrebbe tirato giù qualsiasi mezzo di volo, invece questo misterioso e non identificato oggetto rimane totalmente illeso. L'oggetto
Entonces empezó a subir y a alejarse de la base. Y cuando yo estaba a unos 11.000 metros, de repente se detuvo, forzándome a salir del lago porque ya me encontraba a solo 500 metros de él. Quindi l'oggetto si alzò fino all'altezza di circa 500 metri, e lui, scusate, 11.000 metri, e lui ce l'aveva a 500 metri accanto a sé. Entonces, hice un ascenso para atacarlo desde arriba, pero justo cuando ya lo había centrado en la mira y estaba listo a disparar, el objeto hizo un ascenso vertical evadiendo mi ataque. Quindi avendolo vicino, solo circa 5 metri di distanza, cercò di attaccarlo dall'alto, e al momento in cui lui fece questo, l'oggetto sparì a velocità sostenute in verticale. The object then began to ascend. E vabbè, andiamo un po' più avanti qui. I moved far away from the base, prepared to shoot. The object made a momento antes di disparo, sempre evadendo mi attacco. Two more times I had the object on target. Quindi due altre volte ha avuto l'oggetto nel mirino, però è sempre riuscito a evadere l'attacco. Procede in questo senso la dichiarazione di Huertas. Questo per farvi capire, gentilissimo signore, che il nostro materiale bellico, tutta la zavorra bellica che abbiamo su questo pianeta, a questi oggetti evidentemente non fa né caldo né freddo, almeno per quanto riguarda questi due casi. Si sono anche verificate, lo sappiamo attraverso lo studio dell'ufologia, molteplici situazioni dove oggetti volanti non identificati controllavano delle basi militari di tipo nucleare in modo particolare, oppure esplosioni di tipo nucleare in corso, come a dire guardate, vi controlliamo, siamo qui per dare un punto di riferimento alle vostre realtà per farvi capire che ce ne sono anche altre. Adesso chiudo il mio intervento in merito al contenuto di questo convegno, che è il contatto di massa. Due parole, Roberto, e chiudo. Come fare? Sicuramente non con aggressività, non si arriva da nessuna parte, e vorrei tenere però presente che c'è una zona in questo posto bellissimo che è l'Inghilterra del Sud, dove già si presentano, sono già in fondo a casa da decenni e si manifestano tramite i segni che noi chiamiamo cerchi nel grano, e la zona del Wiltshire, sono già lì, stanno parlando attraverso magnifiche formazioni, una zona totalmente pacifica. So di un contatto realizzato da un gruppo di persone che attraverso un esercizio di meditazione erano riusciti a creare, diciamo così, una forma mentis di richiamo, chiedendo la formazione di un cerchio nel grano, e dopo alcuni minuti effettivamente accanto loro si era formato un cerchio nel grano. Chissà che non si potesse tentare una via di questo tipo, unendo le forze di diverse persone, di diversi gruppi, per in qualche modo avviare un contatto non belligerante, telepatico, interiore, e forse a questo tipo di messaggio potrebbero anche dare una risposta.
Bene, io mi fermo qui con il mio intervento. Vi ringrazio anche per la vostra attenzione e per la parola di Grazie Candida per il tuo intervento.